Bentornati a tutti, amici e amiche carissime. Cominciamo subito a rispondere alle domande perché vedo che già ne sono state formulate diverse. E quindi scorro, andiamo alla prima, che mi sembra che l'abbia fatta Fra Franci 65, che è una domanda abbastanza impegnativa. Buonasera padre, ho letto parecchi scritti ma non ho ancora capito cosa era notte oscura, quando avviene, in che modo, si avviene in tutti. Bene, certamente non staremo per tutto il tempo dell'incontro a parlare di questo argomento, ma se volessimo approfondirlo ci vorrebbe certamente una catechesi di un'oretta. Allora, detto brevemente, la notte oscura innanzitutto è il testo di un'opera molto importante di San Giovanni della Croce, che è sacerdote, dottore della Chiesa, e come Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa appunto per la sua dottrina mistica. La notte oscura, che si distingue in due tipi di notte, la notte dei sensi e la notte dello spirito, e a sua volta ciascuna di essi in due modalità di notte, la notte attiva e la notte passiva, sia dei sensi che dello spirito, è un processo di purificazione duplice, che appunto attiene il primo alla vita dei sensi e il secondo alla vita dello spirito, che sono necessari per giungere all'unione con Dio. Notte significa, come tutti quanti sappiamo, notte è qualche cosa dove non si vede nulla. Quindi dire notte dei sensi vuol dire che i sensi, se vogliono disporsi all'unione con Dio, devono imparare a rinunciare a tutto. Quindi, come dice San Paolo, guardare come se non guardassimo, ascoltare come se non ascoltassimo, eccetera. E questa purificazione dei sensi avviene in maniera attiva con la mortificazione che si impara a fare. Esistono mortificazioni del gusto, degli occhi, dell'udito, del tatto, dell'olfatto, e poi con quelle che il nostro Signore ci fa fare, quindi con la purificazione passiva, sono quella messa in atto al nostro Signore. Più importante ancora la purificazione dello spirito, che serve proprio come, diciamo così, passaggio prossimo per poi giungere all'unione con Dio e eventualmente anche al matrimonio mistico. Dello spirito vuol dire delle nostre facoltà spirituali. Quindi la volontà deve imparare a morire in tutto e per tutto, l'intelletto deve imparare a mortificarsi dinanzi a tutto ciò che non comprende, e la memoria deve imparare a rinunciare alle forme terrene e sensibili per ricordare, ecco, al tuo nome e al tuo ricordo si svolge tutto il nostro desiderio, ricordare Dio solo, tutto ciò che attiene a Lui. Chiaramente, perché queste cose possano essere compiute in maniera perfetta, c'è bisogno di un intervento diretto dell'Altissimo. E la purificazione dello spirito in particolare, per la quale sono passati grandi santi anche famosi, per esempio Santa Teresa di Gesù Bambino, è un fenomeno dolorosissimo. San Giovanni della Croce afferma che chi passa per questo tipo di processo non entrerà in purgatorio. Evidentemente non tutti vivono queste notti, anzi quasi nessuno, perché le vive chi intende giungere ad una grande santità, ad una grande perfezione, ad una grande unione con Dio, anche perché l'inizio di queste notti, come ripeto, è un inizio volontario, quindi perché c'è una notte attiva e una notte passiva, e nessuno pratica la mortificazione volontaria dei sensi se non desidera avere una grande unione con Dio. Ecco, diciamo che in 3 minuti sono riuscito a dire una cosa che ci vorrebbe un'ora, però questa è un pochino una sintesi. Daphne 1796 scrive: buonasera Don Leonardo, vorrei chiederle questo, la confessione e la conseguente assoluzione è comunque valida se un sacerdote omette di far recitare al penitente l'atto di dolore? Certamente che è valida, anche se la contrizione del penitente e il dolore dei peccati è necessario per essere assolti. Ecco, non è indispensabile esprimerlo in maniera verbale, ma è essenziale che ci sia. Ecco, perché tu puoi dire tutti gli atti di dolore che vuoi, ma se non sei pentito almeno nella forma minima dell'attrizione, e meglio sarebbe nella forma massima della contrizione, non avviene nessun perdono dei peccati. Quindi la confessione è nulla e sacrilega quando non c'è il pentimento dei peccati. Quando il sacerdote non fa dire l'atto di dolore, come si faceva anticamente, si può tranquillamente recitare l'atto di dolore mentre il sacerdote pronuncia la formula dell'assoluzione, o si può tranquillamente poi farlo in privata sede, terminata
la confessione. Meglio comunque sarebbe che l'atto di dolore, ecco, fosse recitato prima dell'assoluzione sacramentale. Il gatto Io dice: "Buonasera, caro padre, vorrei sapere se si possono far entrare in chiesa animali, se c'è una norma canonica al riguardo. Lo chiedo perché mi capita di vedere persone che entrano in chiesa con il cane, durante la messa, oppure addirittura si sposano portando i cagnolini al matrimonio. Grazie." Ma io dico, cioè, che se esistono norme canoniche al riguardo non lo so, no? Ma cioè, i cani non possono entrare neanche nei bar e nei ristoranti, insomma, spesso e volentieri, quindi c'è una norma assolutamente di buon senso cosa si sta a fare un cane in chiesa o un gatto in chiesa. Quegli animali possono entrare il 17 di gennaio, quando c'è qualche cerimonia, qualora venisse fatta in chiesa per la benedizione degli animali, insomma, ma la chiesa non è il luogo che starà a fare un gatto dentro una chiesa, insomma, no, certamente loro, come dire, a modo loro sono in contatto con Dio meglio di noi, perché non avendo il libero arbitrio non possono disobbedire, ma la chiesa, ecco, non è certamente il luogo adatto agli animali, insomma, no? Ecco, anche se bisogna anche subito aggiungere che disgraziatissimamente a volte ci sono degli esseri che camminano su due piedi anziché su quattro, che per il tipo di vita che fanno non soltanto sembrano animaletti, ma possono scendere anche al di sotto degli animali, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, un po' di sano buon senso tante volte aiuta a risolvere i problemi prima delle norme canoniche. "Buonasera, caro Don Leonardo, cosa ne pensi del rinnovamento dello Spirito Santo? Io personalmente non condivido il loro modo di pregare, di battere le mani, di imporre le mani fra loro, laici, eccetera." Allora, come di tutte quante le cose di questo genere, quello che penso io ha una portata del tutto relativa, perché sono un povero prete, insomma, un povero essere umano, e quindi ci sono due cose distinte. Un conto sono le nostre sensibilità personali, per cui ci può essere qualche sensibilità che non si trova bene a esprimere la preghiera in questo modo. E questo è sempre lecito e legittimo, tant'è vero che i movimenti non possono essere imposti a nessuno, nessuno può essere obbligato a far parte di un movimento, né una parrocchia deve essere obbligata ad avere un movimento, nonostante che ci abbia tutti i riconoscimenti canonici possibili e immaginabili. Perché è una, come dire, è una realtà, appunto, in quanto tale, come dire, opzionale, avrà la sua ragione d'essere, spetta all'autorità ecclesiastica poi normarla e riconoscerla e disciplinarne poi le condizioni di esercizio, ed è dovere dei movimenti, cosa che io questo lo so con certezza, non tutti fanno, mettere in pratica fedelissimamente le indicazioni date dall'autorità ecclesiastica. Ne sono state date al rinnovamento dello Spirito Santo, ne sono state date altri movimenti, tra cui i neocatecumenali, eccetera, ma quello, insomma, io non ho in parrocchia questi movimenti, ma quello che mi arriva da varie fonti, insomma, non sempre sono così ligi, cioè vogliono riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica e l'hanno ottenuto, ma non sempre sono altrettanto, diciamo, fedeli ad ottemperare alle norme ricevute dall'autorità ecclesiastica, che mirano appunto a, come dire, a limitare o a, diciamo, riportare nell'ambito del lecito o del tollerabile alcune particolarità che in certi casi possono diventare un pochino stravaganti, insomma, no? Ecco, non bisogna però mai confondere il proprio giudizio o il proprio stile personale con. Siccome a me questa cosa non mi piace, non mi ci trovo bene, la buttiamo al secchio. No, ci possono essere persone che possono avere giovamento da certe modalità particolari di espressività della preghiera, e se questo giovamento è ritenuto perseguibile da parte dell'autorità ecclesiastica, come dire, non spetta a noi formulare giudizi, insomma, perentori di questo genere. Fermo restando che io personalmente, chi mi conosce lo sa, insomma, quindi emerge da tante cose, preferisco la preghiera raccolta, la preghiera personale, la preghiera silenziosa. A me
non entusiasma, non riesco bene ad esprimermi nella preghiera attraverso forme, come dire, appariscenti, esteriori, a volte anche un pochino chiassose. Però non posso fare della mia sensibilità un metro universale, evidentemente, di giudizio, no? E questo vale, penso, per tutti. Ave Maria di Leonardo, esistono restrizioni ad alcune preghiere legate ai giorni della settimana, esempio Via Crucis di domenica, eccetera, grazie. Assolutamente no. Esistono, diciamo, certamente, cioè, se uno va in pellegrinaggio a San Pio da Pietrelcina la domenica e va a fare la Via Crucis, che ci sta lì, o va a Lourdes e va a fare la Via Crucis domenica, mica farà qualche cosa, insomma, di... Chiaro che la Via Crucis di per sé è un esercizio penitenziale, quindi il momento perfetto è la Quaresima, i venerdì di Quaresima, anche i venerdì durante l'anno, certamente, perché è un esercizio penitenziale, ma se in caso di opportunità o di necessità si fa la domenica, certamente non è proibito farlo, non ci mancherebbe, insomma, che fosse proibita una preghiera. Buona e santa serata, Leonardo, mi potrebbe cortesemente suggerire qualche film per i ragazzi di 10 anni che frequentano il corso di Cresima? Allora, queste sono domande, rosi biffi, personali, che non sono certamente... Ecco, anche perché adesso così su due piedi a me non mi vengono in mente, insomma, i film da proporre per i bambini. C'è un film a cartone animato, la prima cosa che mi viene in mente, che si chiama Il Grande Miracolo, che è molto bello perché fa capire la grandezza della Santa Messa. Quello sicuramente è adatto, ecco, per eventuali approfondimenti poi mi contatti in privato e li potremo eventualmente approfondire. Il gatto e io, Santa Caterina d'Alessandria, che oggi festeggiamo, è realmente esistita. Ho letto ieri che la Chiesa era di Dio sulla sua esistenza. Santa Caterina d'Alessandria, stamattina non ho letto la biografia del martirologio romano. Santa Caterina d'Alessandria, se interessa, insomma, lo leggo tranquillamente. Nel martirologio del 62 si leggono esattamente queste testuali parole su Santa Caterina di Alessandria. E leggo, quindi: ad Alessandria, Santa Caterina, vergine e martire, la quale messa in prigione per la confessione della fede cristiana sotto l'imperatore Massimino, e poi lunghissimamente tormentata con gli scorpioni, finalmente decapitata, compì il martirio. Il suo corpo, miracolosamente trasportato dagli angeli sul Monte Sinai, viene religiosamente venerato da un numeroso concorso di cristiani. Anche nella mia chiesetta c'è una cappella dedicata a Santa Caterina di Alessandria, per cui non so queste informazioni da dove vengano fuori, insomma, ogni tanto... Vabbè, stendiamo un velo pietoso su questi non sono esistiti, perché altrimenti poi vado a dire cose che sarebbe meglio non dire in pubblico. Ian Torno Ernesto. Don Leonardo, buona, volevo sapere se l'olio di nardo, una volta benedetto, è buono per segnarsi col segno di croce, grazie. Ma io che cosa sia quest'olio di nardo, sinceramente, mi si perdoni l'ignoranza, non lo so. E non so neanche se si può benedire, insomma, l'olio di nardo, insomma, perché ordinariamente si benedice l'olio d'oliva, quindi sinceramente non lo so, non credo che ci siano grossi problemi e grosse difficoltà, insomma, ci sono comunque nel rituale benedizioni che si adattano a qualunque cosa, insomma, come ogni sacramentale molto dipende dalla fede di chi li adopera, insomma, però che io sappia, insomma, non saprei, non credo che esista una formula ad hoc per la benedizione, o quantomeno non ne sono a conoscenza, insomma, di questa cosa. Poi dice un'altra cosa ancora, Valeria Glamourdei: le prove che il Signore dà sono sempre commisurate alle forze di chi deve affrontarle. È certo, questo
Nel Nuovo Testamento si trova proprio testualmente scritto che nessuno viene provato al di là delle proprie forze, ma abbiamo sempre la grazia sufficiente per superare qualunque prova, purché non poniamo ostacoli. Inquisitore SR Ecclesie, un nome un pochino particolare, dice: Padre, buonasera, per indossare la pianeta più che la casula. Non vedo assolutamente perché, insomma, sono entrambi paramenti liturgici perfettamente in vigore. La casula era il paramento liturgico ordinario, l'unico nel vetus sordo di celebrazione della Santa Messa, ed è tuttora obbligatorio per celebrare la messa in vetus sordo, non solo la pianeta, ma anche l'uso di un paramento che oggi non si usa più, che è il manipolo, mentre la casula è, diciamo così, il paramento ordinario per la messa in novus sordo. Tuttavia, come anche la testimonianza di vescovi e sommi pontefici, basti ricordare, insomma, Benedetto XVI proprio per porre fine ad alcuni miti, ecco, i miti sono che tutte quante le cose vecchie bisogna, per il fatto, semplicemente per il fatto che sono vecchie, buttarle a rogo, insomma, o mandarle nel dimenticatoio, celebrava tranquillamente ogni tanto la Santa Messa con la pianeta. Non sono queste certamente le cose essenziali e importanti, l'importante è che i paramenti liturgici siano sempre decorosi e dignitosi. Arthur Goldrake dice: Buonasera, che differenza c'è tra anima e spirito? Credo che abbiamo già parlato di questa cosa proprio in questa trasmissione. Scusate, ma c'è un qualche piccolo infreddamento. Allora, San Paolo nelle sue lettere parla della psicologia umana come dell'antropologia, o meglio, come tripartita, suddivide l'uomo in corpo, anima e spirito. Questa suddivisione risente di una, diciamo così, visione orientale dell'uomo, dove il corpo è corpo, sappiamo tutti quanti cos'è. Per anima si intende la parte sensitiva, cioè quella stessa che noi condividiamo con gli animali. Tant'è vero che gli animali si chiamano animali, cioè anima lì. E che significa? Significa che gli animali come noi provano piacere, provano dolore, si affezionano, hanno dei rudimentali sentimenti, hanno paura, hanno dei desideri, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, che è la parte inferiore dell'anima, mentre la parte superiore dell'anima, e sto già dicendo così, ecco, come la chiamano in Occidente, coincide con quello che si chiama in Oriente spirito, cioè quella parte più elevata dell'anima umana, dove risiedono le facoltà spirituali, e quindi l'immagine e la somiglianza con Dio, che gli animali non hanno, perché gli animali non hanno un intelletto in senso stretto, non hanno una libera volontà e non hanno una memoria capace, ecco, di ricordare non soltanto le esperienze sensibili, questo c'erano anche gli animali, ma anche i concetti, le idee, le cose spirituali. In Occidente si parla soltanto di corpo e di anima, e sulla scia delle ricostruzioni, e soprattutto di San Tommaso d'Aquino, perché Sant'Agostino segue l'orizzonte platonico e quindi questo tipo di ripartizione, San Tommaso suddivide l'uomo in corpo ed anima, dove però distingue l'anima tra la parte superiore e la parte inferiore. Quella che in Occidente si chiama parte superiore, in Oriente si chiama spirito; quella che in Occidente si chiama parte inferiore, in Oriente si chiama anima. Inquisitore, lei è mai stata a Villa Santa Lucia, dove vissuta Santa Scolastica e Marola, il santuario di Maria Santissima delle Grazie? Inquisitore, qui non si fanno domande personali, quindi attinenti alla mia vita privata, anche se questa è una domanda del tutto indifferente, però in questa sede c'ho proprio come stile il fatto di non rispondere a domande private e personali, proprio perché non devono essere grazie. Padre, voleva chiedere: il cammino della catechumenica può essere buono per la formazione cristiana? Grazie. Allora, io qui non posso essere oggettivo al 100%, perché, o meglio, sì, perché
di questo cammino ho un'esperienza diretta perché lo conobbi, lo frequentai in età giovanile, quindi so di cosa si tratta e ne sono uscito a causa di rilevanti perplessità riguardanti vari aspetti, diciamo così, della prassi vissuta all'interno di questo cammino ecclesiale. Ecco, io so che ci sono stati degli statuti approvati, ecco, ma unitamente a diversi moniti da parte della Santa Sede di fare molta attenzione ad alcune aree problematiche che sicuramente c'erano in questo tipo di esperienza ecclesiale, perché io insomma lo so per esperienza e per contatto diretto. Voglio sperare che più non ci siano e voglio sperare che i moniti, perché io ho seguito un pochino a distanza leggendo tante cose, siano stati recepiti e messi in pratica, perché se così non fosse sarebbe un problema. Io, per quello che posso vedere e per quello che posso sapere, per quello che sento dire, come accennavo prima a proposito del rinnovamento, ho l'impressione che una volta ottenuto il cosiddetto riconoscimento, molti movimenti, vabbè, ormai mi hanno riconosciuto, e quindi di tanti moniti che la Chiesa, pur accogliendo, pur con qualche riserva, alcune esperienze, cioè dice, vabbè, li accogliamo, però poi li aiutiamo anche a sfrondarsi di alcune cose che possono diventare un po' così. Ecco, io ho l'impressione che si siano fermati al ormai mi hanno riconosciuto e quindi tutto quello che faccio va bene e può continuare così a tempo indeterminato. Io a quanto ne so, cioè, non era questo, insomma, lo spirito con cui la Chiesa ha aperto, diciamo così, il cuore all'accoglienza di queste realtà, ma le ha accolte, diciamo così, con l'invito a sfrondare, limare, correggere tanti aspetti. E nel cammino neocatecumenale, a mio avviso, sono diversi gli aspetti da correggere, onde evitare che si potessero, diciamo così, produrre anche effetti non molto positivi. Ecco, e uso sempre, diciamo così, una paterna benevolenza, insomma, perché ecco, le notazioni critiche potrebbero essere ben più severe, diciamo che sto tenendomi leggero, diciamo così, sulla forma, ecco, però sulla sostanza bisogna fare attenzione ed è grave compito, ecco, dell'autorità ecclesiastica continuare la sua doverosa opera di vigilanza sui movimenti e soprattutto su come le raccomandazioni, le normative, cose che sono state messe nere su bianco siano realmente ed effettivamente messe in pratica. Perché a me arrivano, diciamo così, informazioni di questo genere. Ormai ci hanno riconosciuto e quindi tutto il resto è come se non fosse stato scritto. Però questo non va bene, mi permetto insomma di dirlo da povero prete quali sono. Poi evidentemente chi è più che un povero prete, quale sono io, cioè i vescovi, i cardinali e la Santa Sede, hanno il grave compito davanti a Dio di vigilare, episcopos in greco significa sentinella, quindi ce l'hanno proprio come vocazione, ecco, e di fare attenzione a tante cose che sono state segnalate a proposito di questo movimento in particolare. Ecco, e ci sono anche tante pubblicazioni, insomma, antiche e recenti che si possono leggere dove, ecco, appaiono delle cose abbastanza preoccupanti e da prendere in considerazione. Carapezza Francesca dice: consacrare i propri figli alla Madonna li protegge dal maligno. Certo, abbiamo detto che è evidente che le consacrazioni alla Madonna proteggono dal maligno, è anche evidente, insomma, che una consacrazione alla Madonna non è sufficiente a sbarcare il lunario, nel senso che poi i genitori devono educare cristianamente il figlio, devono
aiutarlo a crescere cristianamente, preservarlo per quanto possono, insomma, da situazioni, occasioni, ambienti di peccato, per quanto possibile. Insomma, evidentemente oggi i tempi sono molto molto difficili, ma è chiaro che un atto di questo genere non può che fare bene e non può che essere altamente protettivo nei confronti della creatura verso cui è stato fatto. Riccardo Ghilardi, caro Donato, senti parlare spesso di Don Minutella, intervistato oggi da Valli. Ma essendo scomunicato, quale deve essere l'atteggiamento corretto di un fedele alle sue dichiarazioni? Allora, io non parlo, oltre che di me stesso, e in questa sede non lo faccio mai, di persone con nome e cognomi, d'accordo? Non mi sembra corretto assolutamente mettere alla pubblica gogna l'onorabilità del prossimo, specialmente quando non sta in condizioni, ecco, di poter fare un sereno contraddittorio, di poter rispondere ad eventuali obiezioni e cose di questo genere. Punto. C'è una disciplina ecclesiastica, d'accordo, che bisogna osservare se si vuole rimanere in comunione con la Santa Madre Chiesa. La disciplina ecclesiastica chiede a fedeli e membri del clero di conservare la comunione gerarchica con le autorità della Chiesa. Ecco, allora, la conservazione della comunione ecclesiastica con l'autorità della Chiesa, questa è una cosa molto importante, che ce la dobbiamo mettere tutti quanti bene in testa, prescinde dalla, come dire, santità o non santità dell'autorità ecclesiastica. Cioè, io potrei avere un domani anche un vescovo che ne spara di tutti i colori, supponendo che esista, speriamo di no, d'accordo? Che dice stupidaggini, che fa sciocchezze, che abbraccia anche, come dire, posizioni ambigue, cose di questo genere. Di tutte queste cose che fa, è chiaro che se ne prende la responsabilità davanti al Padre Eterno. Può essere il caso che io, come sacerdote, come suo sacerdote, a tempo, luogo, momento opportuno, nelle sedi opportune, nel dialogo privato, se facessi parte del consiglio presbiterale o dei consultori, quindi degli organi preposti all'aiuto del vescovo nella cura pastorale, posso anche esprimere, posso in alcuni casi devo esprimere i miei educati, rispettosi, devoti, ma comunque veritieri rilievi, d'accordo? Ecco, però non si può rompere la comunione gerarchica a causa della, come dire, indegnità vera o presunta di un ministro e di un superiore gerarchico. Questo non si può fare, d'accordo? Perché se, cioè, la storia della Chiesa è strapiena, insomma, di situazioni in cui ci sono stati ministri, a volte non all'altezza della situazione, a volte che hanno fatto, insomma, delle cose anche abbastanza cattivelle, bruttarelle, anche nei confronti di chi poi è stato canonizzato come santo dalla Chiesa, ma il comportamento dei perseguitati, possiamo chiamarli così in questo caso, si pensi a Padre Pio, si pensi a Madre Speranza, insomma, è sempre stato assolutamente esemplare e di obbedienza, d'accordo? Punto. Si soffre quando succedono cose di questo genere, si soffre, si offre, ma si rimane sempre nella comunione con la Chiesa. Questo è un valore, diciamo così, da perseguire, ed è un valore che vale per tutti e con tutti, laici e ministri. A questo valore bisogna, a mio modestissimo avviso, rifarsi, perché esiste una disciplina, insomma, altrimenti la Chiesa diventa una baraonda e diventa una non Chiesa. Cioè, la Chiesa è fatta così, nella Chiesa c'è una gerarchia, d'accordo? E nei confronti della gerarchia vigono dei doveri di rispetto e di obbedienza, punto, d'accordo? E stop. Quindi, ecco, e non possiamo noi ergerci, come dire, a giudici o a, a fustigatori soggettivi di singole personalità,
autodispensandoci dai doveri che abbiamo nei loro confronti. Questa è una cosa che, se passa questo principio, che non passerà mai, no? Da un punto di vista teorico, ma se viene fatto passare sul piano pragmatico, la Chiesa va incontro alla distruzione, d'accordo? Alla distruzione, d'accordo? E come dire, i mali che produce un atteggiamento di questo genere sono, a mio modestissimo avviso, enormemente superiori a qualunque male vero o presunto si volesse far fronte con questa metodologia. D'accordo? Quindi il mio discorso è stato volutamente generico e generale, perché poi le singole persone rispondono di quello che fanno davanti a Dio e davanti agli uomini. D'accordo? Così come le coscienze devono regolarsi nei confronti di certe situazioni, ricordando che devono rispondere di quello che fanno davanti a Dio e davanti agli uomini, quindi pregandoci sopra, riflettendoci davanti al Signore e ricordando la propria condizione di fedeli, di battezzati, le conseguenze di certe azioni, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo di essere stato chiaro, come diceva Gesù, chi può capire, cioè che paragrafato, parafrasato è chi vuol capire, ecco, capisca. Sonia Greco 78 dice: buonasera, le volevo chiedere se essendomi confessata oggi può essere valido per il primo venerdì del mese, ovviamente non ricadendo nel frattempo in peccati mortali. Le confessioni per queste pratiche, quando si è in grazia di Dio, sono valide, ma devono essere fatti entro gli 8 giorni precedenti o successivi. Per cui oggi è il 24 di novembre, 25 di novembre, ma il primo venerdì sarà il 6 di dicembre. Quindi la confessione fatta oggi non adempie la pratica dei primi 9 venerdì del mese, perché ci mancano più di 8 giorni da oggi al primo venerdì del mese. Ivana del 6604: anche io mi segno che non ho denaro, suggerito da un prete e da una suora. Per carità, cioè io non ho assolutamente niente in contrario, ho già testato, insomma, la mia ignoranza. La mia mail si può trovare, basta visitare il mio sito www.leonardomariapompei.it. Nella sezione contatti ci sono tutti quanti i contatti, numero cellulare pubblico e un'email a cui è possibile contattarmi. Rosalba Martino 1 dice: buonasera, Don, sono d'accordo per tutto, per quello che riguarda le prove, arrivano, ma niente arriva sopra le nostre forze. È certo che è d'accordo, Rosalba. Ho detto che sta scritto nel Nuovo Testamento, quindi non essere d'accordo è un po' temerario. Inquisitore SR Ecclesie: padre, se il sacerdote non mi assegna la penitenza che devo fare, posso farne una io? Quando il sacerdote non assegna una penitenza, anzitutto bisogna chiederla, perché il sacerdote potrebbe essersi dimenticato, o capita questo qui, ecco. Se invece qualora il sacerdote ritenga di non dover dare la penitenza, questa è una cosa che non è consentito farla, anche se non tocca chiaramente la validità del sacramento, perché la soddisfazione sacramentale è un requisito essenziale, quindi non secondario, del sacramento della penitenza. Nel caso che, nonostante sollecitato da una domanda del penitente, non la desse, è chiaro che il penitente potrà scegliere spontaneamente lui di offrire una penitenza al Signore, fermo restando che, siccome il confessore ce lo scegliamo, ecco, se si avessero delle remore a dover reiterare una confessione con un sacerdote che non ci ha affidato che non ci dà la penitenza sacramentale, non c'è nessun medico o nessuna legge scritta che obbliga a tornare a confessarsi necessariamente da quel sacerdote, nel senso che il parroco noi non ce lo possiamo cambiare, perché il parroco ti prendi quello che ti passa al convento e te lo tieni. Però il confessore, secondo antichissima tradizione e consuetudine ecclesiale, te lo scegli. Ecco, per cui se
non ti ritieni soddisfatto, essendo la confessione un sacramento molto molto delicato che comporta anche un contatto fiduciale, eccetera, eccetera, il confessore, da che chiesa a chiesa, insomma, che io ricordi, uno se lo sceglie e non necessariamente deve essere il proprio parroco, insomma, no? Non è assolutamente necessario, anche se il parroco deve essere sempre disponibile all'ascolto di tutti coloro che tra i suoi parrocchiani gli chiedono di accostarsi al sacramento della confessione. Poi, Matteo Mazza, avere troppi scrupoli nella confessione è cosa buona? No, né averne troppi e né averne pochi, perché gli scrupoli non sono mai una cosa buono, perché scrupoli e malinconia lontano da casa mia. Lo scrupolo vuol dire vedere il male dove non c'è e non vedere il male dove c'è, oppure anche dove c'è il male, esagerarne inverosimilmente le conseguenze. Ecco, gli scrupoli non portano nessun bene alla nostra anima se non problemi e turbamenti. Padre, lei sapeva che l'uomo del tredicesimo ha ricevuto l'estrema unzione 17 volte? No, non lo sapevo, ma non l'estrema unzione, l'unzione dei malati, sia un sacramento reiterabile, quindi non, se ci sono ovviamente le necessità, non è che è un sacramento che si prende come se fosse una caramella, quindi è certamente reiterabile. Bulla Pietro, che requisiti ci vogliono per diventare ministro straordinario nella messa? Nella messa non ci sta nessun ministro straordinario, numero uno, perché la messa non ha ministri straordinari, ma la messa ha il ministro ordinario, che è il sacerdote ordinato con rito della Chiesa Cattolica. Ecco, se intende ministro straordinario della Santa Comunione, neanche dell'Eucaristia, perché il termine adatto è della Santa Comunione, oltre all'essere battezzato, comunicato e cresimato e persona degna, bisogna poi vedere nelle singole diocesi a quali requisiti vengono richiesti per accedere al ministero straordinario della Santa Comunione, perché questo varia da diocesi a diocesi, fanno fare dei corsi, delle cose o cose di questo genere. Fermo restando che questo ministero, prima di essere assunto, richiede una buona valutazione di coscienza, nel senso che bisogna chiedersi perché si fa questa cosa, se è il caso di fare questa cosa, se è opportuno fare questa cosa, perché anche se questo ministero è stato restituito, è stato istituito, diciamo così, nella Chiesa, e il fatto che una cosa ci sia non vuol dire che è necessario che si faccia, d'accordo? Come dico a tanti fedeli, il fatto che sia consentito oggi, ahimè, perché io non ho mai fatto mistero, insomma, che cosa che non mi entusiasma, ma non per me, ma per le conseguenze non positive che può avere sul nostro Signore, il fatto che si possa ricevere la comunione in mano non significa che si debba ricevere. E se una persona in coscienza non se la sente di fare una cosa di questo genere, non può essere in nessun modo obbligato. Quindi, dal momento che questo tocca e coinvolge il rapporto con l'Eucaristia e il rapporto con il sacramento dei sacramenti, che è quanto di più santo esista e su pianeta Terra, non c'è niente di più santo che l'Eucaristia, tutte queste cose vanno, come dire, vagliate attraverso la propria personale coscienza, dopo profonda preghiera. E dopo aver davanti al Signore fatto un buono screening su opportunità, non opportunità, motivazioni reali che animano, senso, eccetera, eccetera, e responsabilità che si assumono. Eventualmente, per chi, insomma, ha direttori spirituali o confessori o comunque sacerdoti di cui ha fiducia, due chiacchiere con qualcuno di questi personaggi rappresentativi male non farebbero. Sonia Greco, scusi, un'informazione, l'ho sentito dire che ha fatto un'app per il rosario in latino. O qualcosa del genere, potrebbe specificare per piacere. Buona guarigione, ma io le app
Ancora non sono arrivato a farle perché non sono capace di fare le app né per la Apple né per Android, quindi non ho assolutamente queste cognizioni tecniche per fare cose di questo genere. E per il Rosario Latino sul mio sito web. E quindi conseguentemente ciò che sta sul mio sito in MP3 si trova anche come podcast su iTunes, quindi per i dispositivi Apple. Ci sono delle recite di Rosario in latino, cioè quello di San Giovanni Paolo II, e poi ci sono anche delle corone del Rosario recitate da me in latino, che possono essere di ausilio quando uno vuole recitare il Rosario in latino anche per imparare a recitarlo. E non può tenere il conto e magari recita il rosario andando dietro a quello che sente, diciamo così, con le cuffiette e gli MP3, insomma, no? Quindi questo è quello che c'è in giro. App, purtroppo ancora non riesco a farle. So, mi è arrivata la voce perché mi ha chiesto anche il permesso, che c'è una persona che invece sta facendo una app ancora non disponibile, che uscirà su Android, dove farà tutto quanto un'operazione di diffusione dell'opera sulla Divina Volontà della Piccarreta, e mi ha chiesto esplicitamente di inserire anche il materiale riguardante meditazioni che sto facendo, catechesi e cose di questo genere. Quindi sta cosa su Android la sta già facendo, la sta già sperimentando, quindi prossimamente mi manderà, diciamo, una prima versione sperimentale, ma tra qualche tempo dovrebbe essere disponibile sullo store di, come si chiama, su Google Play, credo che si chiami così, insomma, sullo store di Google. Buonasera carissimo Don Leonardo. È obbligatorio. Ah, Zerofolle 63 si è messa in ascolto tardi perché abbiamo già risposto a questa domanda. È obbligatorio da parte del confessore far dire l'atto di dolore dopo la confessione, visto che non è stato richiesto, l'ho pregato da sola, grazie. L'atto di dolore è previsto nel rituale del sacramento della penitenza, per cui di per sé è obbligatoria la recita dell'atto di dolore prima dell'assoluzione sacramentale. Se il sacerdote non lo chiede, è bene recitarlo da soli mentre lui pronuncia la formula dell'assoluzione. In ogni caso, il pentimento, qualora non potesse essere espresso in quel momento specifico, al Signore in qualche modo va espresso, perché senza pentimento la confessione non c'è. Sara Cardone scrive: buonasera Don Leonardo, se la confessione fatta durante un pellegrinaggio non è stata soddisfacente a causa del sacerdote che andava di fretta o non era predisposto all'ascolto, si può ripetere la confessione subito dopo con un altro sacerdote. Dipende da che cosa si intende che non è stata soddisfacente, insomma, quindi dipende. Dipende. Non so rispondere a questa domanda così in maniera generica, insomma, ecco. Allora, la confessione di per sé consiste nell'accusa dei peccati, la recita dell'atto di dolore e l'assoluzione sacramentale. Quindi certamente quando se a causa della fretta si è omesso un peccato grave, perché il sacerdote ci ha messo fretta, è chiaro che la confessione va ripetuta. Se si cercava invece anche consigli o cose di questo genere, certamente bisogna trovare momenti e ambienti più tranquilli, e uno è libero certamente di riconfessarsi, quindi non ci sono su questo problemi. Mary Crin, nella mia parrocchia ogni mattina ci sono, esagerando, 30 fedeli e al momento non si capisce bene qui. Va bene, Lucia Franco 71-85, Maria Domenica hanno celebrato la Santa Messa con il vino bianco. Secondo il mio parere è sbagliato, si può consacrare col vino bianco. Nel rito antico il vino rosso era proibito, quindi l'hanno consacrato per 2000 anni, per 2500 anni con il vino bianco, quindi figuriamoci, il vino è del tutto indifferente, sia bianco o rosso, basta che sia vino di vite, insomma.
Rosario Scapolatiello, dice, nella provincia di Treviso da cui scrivo, caldeggiano la cremazione per i defunti. Inoltre le competenze stanno passando dai comuni ai consorzi della Corte dei Fiori. La legge tutela ancora il diritto di essere sepolti a terra. Quello che fa la legge dello Stato io non lo so. Quello che invece fa la legge della Chiesa lo so, perché quando ancora era prefetto della Congregazione Latina della Fede, il Cardinal Müller, uscì un'istruzione, evidentemente approvata da Papa Francesco, dove venivano dati dei chiarimenti assai e dei chiarimenti e delle norme molto chiare e restrittive sulla cremazione e poi sull'uso delle ceneri delle persone cremate, ribadendo che per noi cattolici la cremazione è cosa del tutto eccezionale e anomala, perché i cattolici dopo la morte vengono seppelliti per inumazione. I cimiteri se li sono inventati i cristiani, perché erano i pagani a bruciare i corpi dei morti e a deporli dentro le urne cenerarie. Le catacombe ce le siamo inventate noi, d'accordo? E non così, ma per la credenza cristiana del corpo che si addormenta e che riposa fino al momento della risurrezione. E per la dignità che i cristiani danno al corpo umano, perché il corpo umano è stato abitato dall'anima spirituale, è stato un corpo in grazia, per cui non sembra affatto, insomma, una cosa ben fatta e riverente prenderlo e farlo diventare un mucchietto di cenere. Quindi il fatto che adesso la Chiesa non proibisca più come un tempo la celebrazione delle esequie a chi sceglie la cremazione non significa, anche in questo caso, né che la autorizzi così senza nessun problema, né tantomeno che la incoraggi. Tanto è vero che si può fare le esequie di chi si fa cremare soltanto quando costi evidentemente che la cremazione non è stata fatta in sfregio al dogma della risurrezione della carne, come tuttora fanno molti laici. E in ogni caso, gli usi di portarsi le ceneri a casa o mettere un pochettino di cenere dentro qualche mociondolo, qualche medaglione o cose di questo genere, come andava di moda, io l'ho visto con gli occhi miei, insomma, mi è capitato di entrare in qualche casa che andava a benedire, non dico quando, non dico dove. Gesù dice: padre, devi un attimo, come devo farle vedere una cosa? Mi porta in una stanza, queste sono le ceneri di mia moglie, di mio marito, e me le dovrebbe benedire. Dico, ma se rimasi in un imbarazzo, insomma, senza fine, dico, ma come benedire le ceneri della moglie e del marito? Ma che è sta roba? Quest'operazione è proibita, portarsi a casa le ceneri o fare cose di questo genere, perché sono, come dire, usanze e tradizioni del tutto pagane, quindi non possiamo noi, ecco, indulgere, insomma, a queste cose. Basta andare a leggere quell'istruzione, si trova online per capire bene alcune cose. Antonio Ernesto dice: può un laico benedire un rosario e medaglie? Sa che assolutamente no, le benedizioni non sono proprie dei laici, ma sono proprie dei membri del clero. Può benedire un diacono, evidentemente, però la benedizione sacerdotale, quindi di chi è al secondo grado dell'ordine sacro, quindi che ha proprio, come dire, le mani consacrate, si situa, diciamo così, su un piano, vogliamo chiamarla, di maggiore efficacia, insomma, di maggiore potenza. Comunque, un diacono può benedire, tracciando anche un segno di croce. Un laico assolutamente no. Un laico può invocare la benedizione su di sé o sugli altri. Allora, Mary Cree dice: difetto perché so che Gesù è presente in ogni particolo. Questa è una domanda precedente, forse questa mi sa che è stata fatta un pochino a pezzi. Leggo, cerco di comporre la domanda di Mary Cree. Nella mia parrocchia ogni mattina ci sono esagerando 30 fedeli e al momento dell'euca restia c'è sempre l'altare al parroco il ministro straordinario. Io mi metto sempre in fila per il parroco, ma a volte mi sento in difetto perché so che Gesù è presente in ogni particola, sbaglio. Allora, quando noi ci accostiamo alla Santa Comunione, anche qui facciamo quello che ci dice la nostra coscienza, qui non ci stanno giusti o sbagliati.
Le norme della Chiesa dicono che si ha il diritto di ricevere i sacramenti e in particolare di ricevere i sacramenti dal ministro ordinato, quindi chi vuole servirsi di questo diritto non può essere obbligato a fare altro. Questo è il numero uno. Numero due, usare un ministro straordinario per una santa messa dove ci sono soltanto 30 fedeli è oggettivamente un abuso proibito dalle norme liturgiche. Per cui se il vescovo di questa diocesi venisse a sapere che un sacerdote con 30 persone usa il ministro straordinario, dovrebbe riprenderlo, perché il ministro straordinario non è come il diacono, ministro ordinario, come il diacono e il sacerdote dell'Eucaristia, ma appunto ministro straordinario, cioè quando circostanze straordinarie, cioè di straordinaria affluenza di persone, ci portano al fatto che veramente la comunione si protrarrebbe per un tempo enormemente superiore alla media, è lecito durante la liturgia ricorrere all'ausilio di questi ministri straordinari debitamente formati. Ma appunto si chiamano straordinari, ci sono fior di documenti emanati dalla Santa Sede che ammoniscono di non trasformare i ministri straordinari e i ministri ordinari, di non abusare di questo ministero. Non si può fare, quindi. Sacerdote che si comporta in questo modo compie un abuso senza giudicare oggettivo, e il vescovo di questo sacerdote ha il dovere di richiamarlo. Inquisitore padre, io osservo tutti i giorni la Santa Messa, anche più volte al giorno faccio bene. Ragazzi, niente domande personali sul mio conto, niente nomi riguardanti il prossimo e niente domande personali su se stessi, d'accordo? Io non posso rispondere a una domanda di questo genere, anche perché la risposta corretta ad una domanda di questo genere presuppone la conoscenza della persona, quindi comprendere, conoscere chi è che fa questa domanda per poter dare una valutazione di questo genere. Ecco, di per sé il servire la messa è una cosa buona, poi che si faccia più volte al giorno e che si faccia con le dovute intenzioni, con le debite disposizioni, questo è un altro discorso. Patrizio 8310 dice: ma l'acqua santa è efficace come una benedizione? No, non capisco che cosa intenda. L'acqua santa, quando è aspersa, certamente produce gli effetti di, come dire, benefici su ciò su cui viene aspersa, ma la benedizione di un sacerdote è un'altra cosa dall'aspersione con l'acqua santa, perché il sacerdote benedice con le mani, tracciando un segno di croce sull'oggetto che viene benedetto, quindi non attraverso semplicemente l'acqua santa. L'acqua santa viene anche utilizzata dopo la benedizione in tanti, diciamo così, sacramentali. Carmi Delfino scrive: salve padre, ho chiesto al mio parroco una preghiera di liberazione e mi ha risposto di andare a messa, che è la stessa efficace. Grazie anticipatamente, via Maria. Non entro nel merito di quello che, perché il parroco abbia risposto così. Eccola, una preghiera di liberazione si può fare, ma evidentemente quando c'è qualche cognizione di causa, insomma, no? Una benedizione è un discorso, la preghiera di liberazione è una cosa un pochino più grande, cioè si fa una preghiera di liberazione quando si sospetta a ragion veduta una qualche forma di azione o di presenza malefica. Quando poi quella diventasse allo stato, diciamo così, più grave, va fatto un esorcismo che certamente non può essere fatto dal parroco, ma dai sacerdoti delegati dal vescovo a questo ministero. Ora, sulle motivazioni che portano a chiedere una preghiera di liberazione e le motivazioni che un parroco possa addurre ad un eventuale rifiuto, io non entro nel merito, insomma, no? È una cosa che va risolta nel dialogo fraterno e filiale con il ministro interessato. Lucia Franco 7185 scrive: padre,
può distribuire la comunione a una persona che non è nemmeno ministro straordinario per aiutare il sacerdote, è previsto dall'attuale norme liturgiche l'autorizzazione ad actum, si chiama così, cioè sempre in casi di circostanze evidentemente straordinarie, qualora il sacerdote non possa essere assistito nell'ordine né da ministri ordinari dell'Eucaristia, quali altri sacerdoti o il diacono, né dalla presenza dei ministri straordinari sotto la sua responsabilità, quindi si prende il sacerdote la responsabilità di questo atto, può designare ad actum un fedele che lui ritiene, come dire, degno di poter fare questa cosa, è sufficientemente istruito per poterla fare, per far distribuire la comunione appunto in caso di necessità ai presenti. L'autorizzazione comincia quando viene data al sacerdote, terminata la distribuzione della Santa Comunione, evidentemente cessa. Che poi, perché si abbia, diciamo così, questo ministero in maniera ordinaria, può e deve esserci, diciamo così, il conferimento di questo incarico da parte del vescovo previa all'osservanza dei requisiti canonici e singolarmente richiesti dai vescovi nelle proprie diocesi. Bene, carissimi, Instagram ci sta adesso per togliere la voce perché siamo quasi al termine dell'ora. Per non concludere, abbiamo finito, mi sembrano tutte le domande, per una volta ci siamo riusciti. E vi lascio la mia benedizione, appuntamento per chi crede a lunedì prossimo. Stesse frequenze e stessa ora. Alla prossima, buonanotte a tutti, Ave Maria.